Protagonista Mario Anzi, la Udine per la giornata di presentazione dei soggetti vincitori del bando Primis Plus, un progetto del programma europeo interregionale Italia-Slovenia 2021-2027 che si è tenuto a Palazzo Mantica, sede della Società Filologica Friulana. Un bando finanziato dal progetto europeo Primis Plus, oltre che con fondi regionali, e che mette a disposizione 80.000 euro per la realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione dei luoghi della cultura attraverso la lingua e la cultura friulana. Il bando era rivolto a enti pubblici, associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato senza finalità di lucro della regione ed è gestito dalla Società Filologica Friulana. È stato un incontro molto interessante tra tutti i soggetti coinvolti da questo progetto e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è particolarmente soddisfatta, non tanto e non solo per il numero dei partecipanti al bando, quanto soprattutto per la qualità delle idee progettuali che associazioni, fondazioni, comuni e comunità hanno elaborato in questa occasione, dimostrando che si può, con l'uso delle tradizioni locali, della lingua friulana, si può valorizzare la cultura, i luoghi della cultura del nostro territorio.